Ciao amici, nuovo appuntamento con le top 11 estive. Oggi abbiamo voluto farvi un regalo. Abbiamo fatto due top 11, in realtà, che sono un po' riassuntive. Da una parte, come si faceva un tempo, no? C'è l'Europa e dall'altra il resto del mondo. C'è stato un periodo in cui si facevano queste partite, si chiamavano giocatori da tutto il mondo, quando ovviamente il calendario ancora lo permetteva, e si giocavano magari delle partite di questo tipo. E noi ce la giochiamo. Ovviamente iscrivetevi al canale e poi qui nei commenti, con calma, ditemi cosa ne pensate, suggerite anche altri nomi. Qui si va poi un po' a gusto, stiamo parlando di una possibile scelta tra centinaia di giocatori, e quindi, insomma, questi sono quelli che abbiamo scelto noi tutti insieme, noi della redazione. Partiamo dall'Europa e cominciamo con il portiere. Abbiamo messo Neuer. Perché Neuer? C'erano tanti portieri che si potevano inserire. Non ci sono italiani, eh? Gli italiani li abbiamo tolti perché li avevamo già inseriti nelle altre top 11, quindi questa è Italia esclusa. Dicevo Neuer perché? Perché Neuer ha cambiato il mestiere del portiere. Neuer è stato il primo portiere veramente moderno a uscire con i piedi sulla tre quarti, a impostare il gioco, a lanciare lungo e nello stesso tempo a parare. Arriva dalla grande tradizione dei portieri tedeschi, Sepp Maier, Oliver Kahn e poi appunto Neuer. Kahn è stato il portiere del Bayern di Monaco prima di Neuer, è stato un portiere straordinario che aveva questa caratteristica che ogni volta che lo intervistai, qualunque cosa gli chiedessi, lui cominciava dicendo ich bin Nummer eins, io sono il numero uno, come per dire che sono il più forte di tutti. Poi è diventato anche dirigente del Bayern di Monaco, ma Neuer secondo me ha fatto fare un salto in avanti alla categoria proprio come tipo di gioco, anche per esempio nell'uscita, perché la famosa uscita a croce che era tipica dei portieri tedeschi è stata però esasperata da Neuer e portata, diciamo, al successo. Quindi è lui il portiere che abbiamo scelto per l'Europa. Facciamo ruolo per ruolo e andiamo nell'altra top 11, che è quella del resto del mondo, dove abbiamo inserito Alisson. Perché? Perché è uscito un po' dalla tradizione dei portieri brasiliani. Ce ne sono stati di grandi portieri in Brasile, non tantissimi per la verità. Si parla sempre di Valdir Perez, che era il portiere non fortissimo dell'82, anche se in realtà non era male. Ma io ricordo per esempio Félix Tafarel, che ha giocato anche in Italia a lungo e che era un portiere straordinario. Ce ne sono stati, insomma, di portieri, Giulio César. Però abbiamo scelto Alisson perché sicuramente è quello che ha avuto anche più successo a livello internazionale, anche se Ederson in questo momento è secondo me il portiere più moderno che c'è. Però secondo me è più forte ancora Alisson e secondo noi anche, quindi l'abbiamo inserito. Passiamo ai difensori. Da una parte abbiamo nel 3-4-3 che abbiamo scelto, ci sono due schemi diversi, è 3-4-3 per l'Europa e 4-2-2-2 con il magico quadrilatero alla brasiliana invece per il resto del mondo. Allora, i tre difensori centrali dell'Europa, cominciamo con Lilian Thuram. Già ve ne ho parlato in una precedente top 11, secondo me è un difensore strepitoso, era forte di testa, era forte a impostare, era forte di piede, era veloce, era cattivo, era deciso, si è impegnato nel sociale, anche se noi ovviamente la classifica la facciamo in base alle loro capacità tecniche. Però Thuram secondo me non può che essere in questa difesa, insieme a Pujol, grande difensore del Barcellona e della Spagna che ha vinto tutto, e a Sergio Ramos, che era il suo compagno di reparto. Allora, Pujol era un difensore proprio vecchio stampo, uno di quelli sull'uomo, uno di quelli che non si vedono tanto. Qualcuno di voi l'avrà visto giocare, i più giovani magari non l'hanno visto giocare, aveva questi lunghi capelli ricci. Poi lui era catalano, era il capitano della squadra catalana, il Barcellona per eccellenza, ed era un giocatore che era veramente difficile da superare. Sergio Ramos secondo me è stato uno dei più forti difensori in assoluto e certamente uno dei più forti di questo nuovo millennio. Non aveva praticamente punti deboli, aveva anche quel pizzico di malizia e di cattiveria che lo fa un po' riportare ai tempi passati. Adesso gli attaccanti, anche a causa delle nuove regole del VAR, sono più puliti. Lui è stato soprattutto nei momenti grandissimi della sua carriera anche, diciamo, un po' borderline. Ricorderete il fallo su Salah, per esempio, che di fatto decise una finale di Coppa dei Campioni. Però Sergio Ramos e Pujol secondo me ti darebbero una garanzia lì dietro veramente straordinaria, sia a 4 che a 3, noi li facciamo giocare a 3. La difesa invece del resto del mondo l'abbiamo fatta a 4 e abbiamo messo come laterale destro Dani Alves, perché a parte come si vestiva, perché era un po' particolare nel seguire la moda, la seguiva molto,
Dani Alves è stato un terzino modernissimo, tecnicamente fortissimo. Non è un caso, secondo me, che poi alla fine, quando devi andare a prendere i laterali, vai sempre a prendere dei brasiliani, perché quando arrivano in Europa imparano a difendere un po' più rispetto a quello che fanno in madrepatria, diventano fortissimi e propositivi tantissimo davanti. Dani Alves quindi sicuramente lo metto, e a sinistra non posso che mettere quello che secondo me è il più forte terzino che abbia visto giocare, escluso Maldini, esclusi alcuni italiani, che è Roberto Carlos. Roberto Carlos, quando è arrivato all'Inter, ha giocato benissimo, ma è stato sottovalutato, cioè è stato dato via per un sacco di soldi, intendiamoci, però si pensava, vabbè, ma tanto un terzino si trova. Ecco, come Roberto Carlos, no. Andatevi a vedere il calcio di punizione, che è dappertutto, più famoso della storia del calcio come calcio di punizione, che è quello che segnò alla Francia, con l'esterno sinistro, con il pallone che gira intorno alla barriera e poi finisce in porta, contro le leggi della fisica quasi. Ma non era solo tiro in porta, fortissimo Roberto Carlos, che segnava un sacco. Aveva una potenza sulle gambe devastante, una capacità di accelerazione assolutamente superiore al periodo durante il quale ha giocato, crossava benissimo, era anche un leader in campo. Insomma, chi non l'ha visto, se lo vado a vedere Roberto Carlos, perché se non l'avete mai visto giocare, vi assicuro, vi siete persi qualcosa. Ha dominato la sua generazione, dominato. Due difensori centrali, un argentino e un brasiliano. Abbiamo messo il Muro Samuel, anche lui è già comparso nella nostra top 11, e quindi è inutile anche che mi ripeto, andatevi a vedere dopo esservi iscritti quello che abbiamo detto a posto di Samuel, e Thiago Silva. Thiago Silva anche è già comparso nella nostra top 11, ha attraversato un periodo molto lungo, perché è stato molto longevo, ed è rimasto longevo anche in età avanzata. Ha cambiato un po' le caratteristiche. Quando è arrivato in Italia molto giovane, Thiago era molto veloce, molto rapido, un po' meno tattico, diciamo. Poi ha imparato, anche in Italia, secondo me, è cresciuto ed è diventato assolutamente insostituibile. Forte di testa, bravo a comandare la difesa, che non è una cosa da sottovalutare per un difensore centrale, nel senso che le chiamate fuori erano sempre importanti di Thiago Silva. Forte di testa, anche se meno fisicato di altri, insomma, un difensore straordinario. Centrocampo. Allora, il centrocampo possiamo considerarlo a 4 per la parte europea, a 4 lo stesso, però in realtà sono due centrocampisti centrali, due trequartisti nella parte, diciamo, del resto del mondo. Partiamo dall'Europa. Allora, io so che questo nome a qualcuno magari farà storcere la bocca, però io non potevo non inserirlo, ed è David Beckham. David Beckham è stato molto più di un giocatore di calcio. David Beckham è stata una vera e propria icona. Non dimentichiamo che Sognando Beckham è stato anche un film importante, che dava proprio la sensazione di quello che era diventato nell'immaginario collettivo, e cioè non solo un idolo calcistico, ma anche qualcosa da raggiungere nella vita, un po' la sua storia di gossip, ma poi comunque neanche tanto, con la Posh Spy, un po' la sua bellezza, la famosa pubblicità dell'intimo, che ha fatto impazzire alcune mie amiche al tempo, perché era bellissimo obiettivamente. Io l'ho conosciuto, era anche una persona deliziosa, assolutamente educata, educatissima, anche se poi in Inghilterra per molto tempo l'hanno un po' preso in giro, insomma, era considerato un po' un coatto, un maranza, a seconda di dove siete, dalla parte d'Italia in cui si è, giravano tante voci, per esempio che al matrimonio tutti i suoi parenti si erano fregati l'argenteria dal ristorante. Alcune ovviamente poi sono cose costruite dai giornali di gossip inglesi. Però Beckham aveva un piede, ragazzi, straordinario, un calcio di punizione quasi imprendibile, una tecnica per uno che giocava in Inghilterra in quel periodo da brasiliano o almeno da giocatore spagnolo. Ha segnato da centrocampo nella sua carriera, ha sempre giocato ad alti livelli con grandissima serietà, ha sempre giocato in squadre importanti ed è stato sempre decisivo, perché anche quando è andato via dal Manchester, quando è andato a giocare nel Real e poi quando ha giocato anche nel Milan, che era già comunque andato negli Stati Uniti, ha sempre fatto bene. E soprattutto io mi fido degli allenatori, e tutti gli allenatori che lo hanno avuto me ne hanno parlato non solo come di un grande campione, ma anche un grande uomo spogliatoio, anche se poi alcuni suoi compagni del Manchester United a inizio carriera anche loro lo prendevano un pochino in giro, no? E però sottolineano anche di quanto fosse lui forte psicologicamente, perché insomma portarsi dietro il nome di Beckham con tutto quello che comportava e riuscire a giocare comunque ad alti livelli non era affatto facile.
Poi c'è, vabbè, due che non si poteva fare a meno di mettere, due dei più forti giocatori di tutti i tempi, uno è Iniesta e uno è Modric. Per farvi capire, per chi non l'ha visto, ma spero che voi l'abbiate visto giocare, chi era Iniesta, vi dico solo una cosa. Io vado a fare una partita di Champions League, un aneddoto, una partita di Champions League a Barcellona, Barcellona-Bayern di Monaco. In quel Bayern di Monaco giocava Oddo, che poi è diventato allenatore in Italia e che già aveva giocato in Italia. E c'era anche Toni in quel periodo. E Iniesta in quella partita giocò proprio dalla parte di Oddo, che giocava a destra, e Iniesta si era messo a sinistra. Iniesta ha giocato un po' ovunque, ha giocato a centrocampo, gli hanno fatto fare l'uomo alto a destra nella nazionale, ha fatto il finto 9 in pochissime occasioni, ma l'ha fatto, ha giocato alto a sinistra, poteva fare tutti i ruoli. Aveva una capacità di dribbling da fermo, praticamente assolutamente impensabile, imbucava come nessuno, dribblava come nessuno, faceva girare palla come nessuno. Oddo mi ricordo che lo fece impazzire in quella partita e mi ricordo che poi lo incontrai perché ero nello stesso albergo dove era il Bayern di Monaco e dopo la partita ci fermammo un po' lì a parlare e lui mi disse: c'ho ancora mal di testa, non l'ho mai visto, non sono neanche riuscito a capire come giocasse, proprio perché era un giocatore di altro livello. Modric, ancora lo vedete, pur essendo andato in là con gli anni, pur avendo vinto tutto, pallone d'oro eccetera eccetera, è ancora un giocatore di livello superiore perché abbina una tecnica sopraffina, un cervello che secondo me viaggia più veloce degli altri, riesce a vedere prima le cose, è un po' come Pirlo da questo punto di vista. Anche di Pirlo si diceva: tu vai che lui la palla, anche se non ti guarda, te la mette. Ecco, diciamo che Modric è più o meno la stessa cosa ed è un giocatore veramente di livello superiore, così come il quarto che ho inserito a centrocampo, che è Zizou Zidane. E qui anche mi ripeto, andatevi a vedere quello che ho detto a proposito di Zidane nelle altre top 11. È un giocatore che accarezzava la palla come nessuno, un centrocampista che poteva fare la mezzala ma che poi alla fine faceva il trequartista, ha fatto anche la seconda punta, qualsiasi cosa poteva fare. E poi ragazzi, uno che segna in finale di Coppa Campioni di testa, due gol, non ha mai segnato di testa in vita sua, vi dice tutto su quello che poteva fare Zidane, quello che voleva. Centrocampo dall'altra parte. Allora, qui cito dei giocatori che magari conoscete meno e magari voi avreste preferito qualcuno di più recente o qualcuno di diverso, però questi sono i due più forti che ho visto. Uno è Emerson, il Puma, che abbiamo visto qui in Italia, prima alla Roma e poi alla Juventus. Allora, quando si dice mettere la palla in banca, vuol dire parlare di Emerson. Credo di avergli visto perdere, non so, tre palloni in tutta la sua carriera, forse. Riusciva a mettere sempre, lui era un po' baricentro basso, riusciva a mettersi sempre lui bello pesante davanti, anche quando giocava all'inizio in Germania. E niente, il pallone non glielo potevi togliere, era impossibile. E poi aveva anche lui circolazione di palla, passaggio in verticale, un giocatore pazzesco, ogni tanto riusciva anche a segnare se si inseriva, un giocatore pazzesco, uno dei centrocampisti più forti che abbiamo visto nella mia vita, come Juan Sebastian Verón, detto la Brujita, cioè la streghetta, perché il papà si chiamava, veniva soprannominato la Bruja, era già lui giocatore della nazionale di tradizione argentina. Verón aveva tutto, aveva tiro in porta, aveva fisico, avevano anche una cattiveria fuori dal normale, un duro vero. Anche qui voglio raccontare un breve aneddoto. Nel 2014 eravamo a Copacabana, ai mondiali, e avevamo lo studio su Copacabana. Avevano costruito un trabattello alto con sopra tutti degli uffici che passavano sopra la strada di Copacabana. E uno dei primi giorni del mondiale ci fu una manifestazione di Black Bloc. A un certo punto, mentre noi eravamo negli studi, si sparge la voce che i Black Bloc volessero attaccare proprio gli studi televisivi. In realtà la polizia era già intervenuta e aveva disperso la maggior parte di loro. Qualcuno però arrivò effettivamente sotto il trabattello e qualche coraggioso cominciò anche la scalata del trabattello. Mentre noi, gente normale, eravamo un po' preoccupata, anche se, voglio dire, era tutto sotto controllo, e la polizia ci fece uscire per metterci da una parte un po' in sicurezza, io vidi invece negli studi accanto ai nostri, che erano gli studi della televisione, mi sembra, messicana, che trasmetteva il mondiale, vidi Montero e Verón a torso nudo, perché si erano tolti la maglietta, la camicia avevano, affacciati, che guardavano i Black Bloc che salivano e gli facevano: che viene, che viene! Perché volevano che arrivasse.
Avrei mai voluto fare una lista con Verón e Montero, vi dico la verità. Però non lo metto per questo, naturalmente, Verón, ma per le sue straordinarie capacità, è uno che poi ha dominato anche in Italia. E poi mettiamo i due, diciamo, trequartisti. Vabbè, me ne devo parlare. Ronaldinho e Messi. Di che stiamo a parlare? Messi non ha mai pensato, ha avuto il piacere di conoscerlo. Ronaldinho invece sì, fece una serata con lui e mi sorprese per la sua timidezza quando si trovava in mezzo a tante persone. Ero lì che l'avrei dovuto intervistare, poi dopo in effetti l'ho intervistato e lui era nel privé, non è che avesse tante guardie del corpo intorno, ma era silenziosissimo e messo in un angolo e non ti dava neanche l'impressione di essere il fuori classe che in realtà era. Però ecco, Ronaldinho e Messi, credo stiamo parlando proprio della massima espressione possibile della tecnica nel mondo del calcio. Poi l'attacco a 3 per l'Europa e attacco a 2 invece per il resto del mondo. L'attacco a 3 direi che non ha bisogno di presentazioni, in Europa CR7. Piaccia o non piaccia, a me piace, è uno che si è costruito nel corso degli anni da tutti i punti di vista e poi ragazzi ha dei numeri quasi inarrivabili. Mbappé, che i numeri quasi inarrivabili ancora non ce li ha, ma ce li avrà più avanti nella sua carriera. Abbiamo visto quello che può fare a mondiale, in tutti e due i mondiali, abbiamo visto quello che può fare, secondo me, anche se ha fatto le grandissime giocate, un po' meno nel Paris Saint-Germain, perché secondo me paradossalmente un individualista come Mbappé però si esalta in un gruppo molto forte e molto compatto. E per questo sono curioso di vederlo fuori dal Paris Saint-Germain, che secondo me paradossalmente al Paris Saint-Germain, e credo lo sappia anche lui, che infatti ha spinto per andare via, si è un po' limitato. Però capisco anche che il Paris, che è accusato di essere una squadra poco francese, voglia tenere il più forte giocatore francese, abbia voluto tenere a lungo il più forte giocatore francese con sé. Quindi CR7, Mbappé è il terzo e il dominatore assoluto dei campionati, e cioè Zlatan Ibrahimovic. Ibra, una volta gli chiesi, ma sei più ancora il più forte del mondo? Secondo me sì, secondo te? Minacciandomi quasi, no scherzo. Un attacco con CR7 che parte dal centro-sinistra. Mbappé che lo puoi spostare magari sul centro-destro, li puoi invertire. Ibrahimovic centrale, ciao! Salutiamo tutti, ci mettiamo chi volete voi dietro e vinciamo tutte le partite, anche se i due attaccanti del resto del mondo sono due fenomeni. Cioè il fenomeno vero e proprio, Ronaldo, un giocatore che mi ha fatto impazzire nel 98, ma che poi ha saputo, e anche lui è già in una top 11, quindi andatevi a vedere quello che dico anche su di lui, ma che ha saputo poi rinnovarsi. E a me due giocatori in attacco facevano impazzire proprio punta centrale, cioè Ronaldo e Romario, che è diciamo la generazione appena prima, perché Romario gioca titolare quando Ronaldo comincia a affacciarsi in nazionale, e Romario era un altro attaccante formidabile, caratteristiche completamente diverse. Romario era a Bari centro basso e si girava in velocità e dentro i 16 metri era imprendibile. Ronaldo invece lo conoscete, aveva soprattutto l'allungo. E poi l'altra punta, saluto Massimo Marinella e sono contento che il mio amico sarà felice e soprattutto d'accordo con questa scelta, è Didier Drogba. Un po' perché era giusto mettere qualcuno anche di un altro continente che non fosse il Sud America, ma Drogba, a prescindere dal fatto che venga dal continente africano, è stato un giocatore anche lui dominante da un punto di vista fisico per anni, nei campionati europei poi, e questo non è sempre scontato. Tra l'altro una persona anche lui deliziosa, simpaticissima, educatissima, e poi ha fatto gol nei momenti decisivi, è riuscito anche a trascinare la nazionale quando sembrava ormai troppo tardi. Insomma, Drogba a me ha fatto sempre impazzire. Voglio citare un altro, almeno altri due giocatori inglesi che mi sono sempre piaciuti tantissimo, uno è Lampard e l'altro è Gerrard. L'unica cosa che mi manca per metterli diciamo nell'Olimpo, vale anche per Beckham ha avuto una traiettoria diversa, e che pur avendo vinto con le squadre di club, con l'Inghilterra non sono mai riusciti a fare il salto di qualità, ed essendo così forte a me questo è un po' dispiaciuto. Allenatori, da una parte Guardiola, il genio. Ogni tanto mi prendono in giro per quello che ho detto. Io ho detto che Guardiola equivale ad Einstein nel calcio, perché Einstein nella fisica cambiò il concetto di spazio-tempo, e Guardiola con la sua pressione alta e poi con il gioco rallentato, le imbucate, col fatto che si è sempre rinnovato, ha completamente modificato il concetto di spazio-tempo nel calcio.
secondo me è un genio assoluto, assoluto. Una persona, tra l'altro, che usa benissimo la comunicazione, mai eccessiva, che però, visto in alcuni documentari, sa anche farsi sentire dentro lo spogliatoio, semplicemente inarrivabile. Passerà alla storia certamente come uno degli allenatori più influenti e che hanno più permesso il cambio del gioco nel gioco del calcio e del pallone. Di là metto un altro allenatore che vi sorprenderà e metto Diego Pablo Simeone, perché ha fatto cose straordinarie con l'Atletico di Madrid. E adesso voi direte, ma come, il ciolismo fa schifo? Però anche qui bisogna essere precisi. Così come spesso viene riportato in maniera inappropriata quello che ho detto sul gioco e sul possesso palla, così viene riportato in maniera inappropriata anche quello che ho detto sul ciolismo. Allora, sul possesso palla io non ho mai detto che non è utile il possesso palla. Io, quando ho fatto quella discussione con Bucciantini, mi riferivo alla statistica del possesso palla che noi vediamo a fine partita al 1990. Ecco, io credo che quella statistica lì non legga niente. Quella statistica, non il possesso palla in sé. Cioè, da quella statistica non si evince nulla, tant'è vero che non corrisponde al risultato finale. Perché? Perché ci sono tante altre statistiche più interessanti sul possesso palla finalizzato, cioè su quante volte riesce ad andare verticale, su quante volte finalizzi la verticalizzazione, se fa il possesso palla sulla tre quarti avversaria, quante volte crei l'occasione pericolosa dalla tre quarti in avanti. Questi sono i dati interessanti. Quel dato lì statistico, e spero di doverlo ripetere per l'ultima volta perché mi sono un po' stufato, che riprendono le cose che dico malamente, alcuni naturalmente in totale malafede, quella statistica lì non ha nessuna ragione di esistere ormai, perché è una statistica superficiale e che non ti dà niente. Non parlavo del possesso di palla in sé. Vabbè, tolto questo, voglio anche spiegare quello che ho sempre detto di Simeone. Non è che a me non piacesse il fatto che Simeone si difendeva e poteva ripartire. A me, e parlo, l'ho detto anche di allenatori presenti, tipo alcune esagerazioni della panchina di Mourinho, a me non piaceva una parte del ciolismo che era mani in faccia, giocatori per terra, proteste sempre all'arbitro, un po' mourinhiano, no? Da un certo punto di vista. Secondo me, portato all'eccesso e controproducente, come si è visto quest'anno, perché poi se alcuni arbitri si innervosiscono troppo, magari poi te la fanno, diciamo che non arbitrano sereni, ecco, stavo per dire una cosa grave, non la dico, non la volevo dire, diciamo che non arbitrano sereni. E la stessa cosa secondo me è successa a Simeone, che non vuol dire che io non lo consideri un ottimo allenatore, che ha usato delle armi che aveva a disposizione con quella squadra per riuscire comunque a raggiungere dei risultati importantissimi. Spero di essere stato chiaro su queste due cose, perché ci tengo a precisarle, e quindi siate bravi nei commenti, ditemi che le avete capite finalmente. Ma ditemi soprattutto, poi lo sapete che siamo aperti al dialogo e alla discussione, ditemi soprattutto se siete d'accordo, e se non siete d'accordo, dopo esservi iscritti al canale, scrivete le vostre opinioni e i vostri giocatori. Magari facciamo una top 11 con i vostri suggerimenti, togliendo quelli che abbiamo inserito noi.